Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio di uno dei titoli PS3 che più ho amato, veramente. Dio mio, uno dei motivi per cui io volevo tanto una PS3 al tempo fu proprio per la saga di Infamous. L'1 e il 2 soprattutto, io mi ero innamorato del 2, tant'è che ho giocato prima il 2, stupidamente, passatemi il termine, prima dell'1, perché avevo trovato solo quello al tempo. E sono veramente contento di giocare di nuovo questo titolo con voi, perché questo titolo, l'1 in particolare, me lo ricordo molto poco in confronto del 2, che me lo ricordo molto meglio. E cosa che veramente mi piace è che possiedo la special edition sia dell'1 che del 2, e è uno di quei pezzi che sono veramente contento di possedere. Unica pecca che non vi posso mostrare per ovvie ragioni, perché il disco è dentro la PS3. Quando mi hanno venduto questo, in teoria ci doveva essere il disco normale, il disco versione special edition. Mi hanno dato il disco platino. Pezzi di merda. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Premi il tasto start. Cioè, l'inizio del gioco, sei tu che premi il tasto. È una cosa fantastica. E poi volevo ricominciare Infamous, perché diciamo che quando uscì questo e quando uscì Prototype li mettevano a confronto, perché entrambi avevano meccaniche davvero fighe per il tempo e dei personaggi che avevano dei poteri che, diciamolo, attivazione oltre 6 minuti, battito 45, respirazione 10. Sei a posto, Cole. Niente sottotitoli? Oh! Che succede? Sono una coscia di pollo bruciata. Il doppiatore di Cole. Oh no. È perfetto. È veramente fantastico. Comunque devo un attimo vedere per le impostazioni dei sottotitoli. Ehi, fammi un cenno se puoi sentirmi. Sì, sono qui. Riesci a camminare, esci da lì e dirigiti al ponte. Va bene. Usa la levetta destra per guardare a sinistra. E la macchina è pronta. Sì, se me lo fai fare, lo faccio volentieri. Muoviti. Wow, calmo. Allora, prima di tutto, dammi un secondo. Sottotitoli, vediamo a dove esco. Se nella banda nera oppure sul personaggio. Perché se escono sui video, ci penso un attimo. Vai, Cole, scappa. Aia, calmo. Oh, ah, la telecamera invertita. E l'ho messa io, per carità. L'avevo messa quando ci giocavo. Solo che passare da un gioco all'altro ogni volta mi sballa sempre sta cosa della telecamera. Jake, che succede? Penso ci sia stata un'esplosione. Minchia. Certo che c'è stata un'esplosione. Comunque sottotitoli un po' grossi, Vediamoci al Fremont Bridge. Mettiamo Trish e troviamo un... E troviamo un... Che diavolo? Ok, i sottotitoli vanno nella fascia nera, quindi non mi posso neanche lamentare. Cazzo. Sbrigati, Cole. Meglio se ti muovi. Aia. Vai. Non puoi morire qui. Calmi. Sembrava una buona soluzione passare di là. Comunque i movimenti di Cole, o meglio quelli di Infamous in generale, sono fra i movimenti che mi sono... Ok, ero convintissimo, ti giuro. Sono fra i movimenti più puliti che mi sono sempre piaciuti in un videogioco. Questi... E vabbè, ovviamente Assassin's Creed. Però diciamo che almeno in Infamous... Sono, a mio parere, molto più puliti. Sono veramente molto puliti i salti, il movimento laterale della telecamera, il volo, queste cose qua. State calmi, il personale di emergenza è in arrivo. Certo. Aiuto, ho bisogno di una mano. Qui, amico, dobbiamo andare. Di là,
mi fa ridere come i poliziotti proprio. Che succede? Che stai facendo? È proprio mia peripale, così si dice dalle mie parti. Corri al ponte, corri! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Non vedi che sto scaricando l'ira di Zeus? Dannazione! Muovi il culo, corri! Il ponte sta crollando! Anche io sono crollato. Ed è così che la nostra avventura finì. Infamous 1 mi piace, ma è molto grezzo rispetto al 2 e ovviamente a Second Son. Giorno 1. Mentre stavo svenendo, riuscivo in qualche modo, non lo so, a sentire le voci dei moribondi. Sai che quasi quasi li tolgo sotto i titoli. Sotto gli edifici in crollo, o arsi vivi negli incendi. Trish ha perso sua sorella, per poco anche me. Sì, che è sempre stato lì. Sicuro che mi sarei svegliato. Oh, che bravo amico. Mentre la città cadeva a pezzi, si diffuse un'epidemia, seguita da tumulti, furti, stupri, il suicidio di una civiltà. Nel presunto tentativo di contenere la minaccia biologica, il governo federale ha chiuso tutti i possibili accessi alla città, bloccandoci in una gabbia con gli psicopatici. Non si vedono poliziotti per le strade. Che novità! Sono troppo impauriti per affrontare le bande che mi ricordo che c'era YouTube Poop di Infamous che faceva male. Sono morti, oppure sono morti, oppure sono morti. Qualcosa stava iniziando. All'inizio avevo paura. Capivo che non c'era nessuno con cui parlare, con cui confrontarmi. Ma con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo e che tra non sia tardi. Spero solo. La YouTube fa già così. Spero solo. Non c'era ancora il sas come meme al tempo, però ci sarebbe stato. Spero solo. Oh, santo cielo. 14° giorno della quarantena. Dio mio, devo ritrovarla quella YouTube poop. Secondo me c'è ancora. Se non hanno chiuso il canale, c'è ancora. Ehi, Cole! Pensavo volessi guardare la TV. Esatto. Le batterie sono andate di nuovo. Mi fai uno dei tuoi trucchetti? Certo, almeno serve qualcosa. Esatto. Chiamole tutte, questa TV è una sanguisuga. Ah, santo cielo. Allora, punto di interesse. Spara le batterie e tiri premuto L1 per mirare e R1 per sparare. No, devo rimettere la telecamera normale. Perfetto, allora. Perfetto, così. Io com'è che facevo a ricaricarmi invece? Non mi ricordo. Ok. Ah, ok. Programmi migliori. Sbrigati. Cool. Ce ne sono altre? Sì, eccola lì. Bel lavoro, amico. Il catorcio funziona. Strano. Mi sembra di avere più energia. Probabile. Sì? Prova a friggere quei manichini. Con tutti questi pazzi in giro conviene sapere quanta elettricità hai. Basta sapersi ricaricare. Friggi quei fantocci. Ma poi perché hai dei manichini in giro per il tetto, scusami? Quanti ne devo fare fuori ancora? Comunque, dai. Il potere di sparare elettricità così era veramente figo al tempo. Dai, era fatto benissimo. Oh, ma guarda, un aereo cargo. L'hai visto? Volava così basso che pensavo ci cadesse addosso. Sì, è probabile. Che poi il costume di Cole di... quell'agitatore della TV. Come si chiama? Di Infamous 1 è bello, ma quello del 2 a me piace un sacco. I federali hanno lanciato dei viveri ad Archer Square. I bugiardi al potere ci fanno sapere che ognuno di noi avrà la propria parte. Certo. E dell'altro cibo. Facile parlare, vero? Quando non sei tu a vivere questo inferno. La verità è che siamo stati abbandonati. Nessuno verrà a salvarci. Quindi ci salveremo noi allora. Prendere quel cibo prima che arrivino i miei titoli. Voce della sopravvivenza, chiudo. Quindi? Il cibo, visto? Devi esserti bevuto il cervello. Pensi che a quei colletti bianchi freghi qualcosa di noi? È una montatura. Non ti impedirà di ingozzarti però, vero? Esatto. Diavolo, no!
Zeke deve mangiare. Tu prendi le scale. Io uso l'ascensore. Io però non mi ricordo come facevo a ricaricarmi. Salta giù premendo la X. Ta-dan! Sono ancora vivo. Così. Quello sì che era un salto, amico. Vorrei poter fare anch'io cosa del genere. Farsi tutte quelle scale è una... Ricordatevi questa frase. Vorrei fare anch'io queste cose. Prima di andare ad Archer ho bisogno di prendere un nuovo ferro. Non ce ne siamo. Nah, è stato stupido. Nell'istante in cui l'hai toccata, l'elettricità nella tua mano ha acceso la polvere da sparo e boom, è esploso tutto. La tua faccia era impagabile. Mi è quasi saltata la mano. Ecco perché non devi toccare quella nuova. L'ho scambiata con una delle mie batterie fatte in casa. Dai, quelle almeno che è stato uno scambio equo. Già, ma lui non lo sa. Andiamo. Ha detto che avrebbe lasciato la pistola in un parcheggio qui vicino. Dai. Ehi, Cole, lo sai cosa mi manca? La telecamera. La pizza. Una fetta di pizza grossa e unta piena di olio e salame. E una paga. Avere un rotolo di banconote bello grosso in tasca. A me basterebbe. Ti capisco. Ti ricordi quella volta di ritorno da Duffy che mi fermai a fare una pisciata? E quel poliziotto mi urlò di alzare le mani. Gli hai pisciato addosso. Zeke. Mi dice di alzare le mani. E mentre si avvicina, io salto dentro e ripartiamo. Fantastico! Che simpatico burlone. Fantastico, peccato per il posto di blocco. Infatti, fantastico! Mi piace che comunque queste zone in cui comunque devi passare da un punto A a un punto B, lui continui a parlare. Almeno non ti lascia il mortorio nel silenzio totale. Almeno Zeke è un compagno simpatico. Ma andiamo! Ha detto che l'avrebbe lasciata sotto un'auto! Ma pensavo che ce ne fosse solo una! Non la troveremo mai. Certo, basterebbe abbassarsi un attimo, ma... qual era l'auto giusta? Bella domanda. Mi sa che... eccola. È proprio l'unica che non abbiamo colpito. Vai, Zeke. Incredibile! Non sapevo che facessi cose del genere. Neanche io. Neanch'io. C'è stata questa scarica. Amico, non sembri rovente. Prosciugato all'improvviso. Aspetta un attimo. L3 per individuare le fonti e L2 per ricaricarti. Ok, mi ricordavo bene. L'hai visto? Sei una batteria ambulante, amico! Mi sa che devi ricaricarti quando usi troppa energia. Ma va, Zeke. Sento l'elettricità che scorre dentro di me. È quasi come se mi curasse. E il fatto che ti curi con la stessa quantità di cose che usi pazzesca per sparare è veramente fantastico. Schizziamo verso Archer Square prima che finisca la birra. Prima che finisca la birra. Piccola. Sai che hanno lanciato il cibo? Già. Sì, e infatti stiamo andando. Come ti senti? Tutto bene, direi. I poteri sono in evoluzione. Prima potevo a malapena accendere una lampadina. Ora invece giù dai palazzi e friggo robaccia a casa di Zeke. Sei saltato da un palazzo. Cosa hai in testa? Ehi, ho i poteri. Sto bene. Esatto. Sì, ma facci piano. Dopo quanto è successo a Amy, io no. Non posso perderti. Sì. Ci vediamo ad Archer Square. Ti amo. Anche io. Anch'io. Ecco, ovviamente. Però, giustamente, togliamo i sottotitoli. Tanto non ci servono. Parla in italiano perfetto. Forza, Zeke! Andiamo. Andiamo a recuperare il cibo che, guarda caso... Oh no, è finito là sopra. E ora? Cavolo! Sono incastrate lassù! Mi dispiace, amico, ma sei l'unico qui che sopravviverebbe a una caduta del genere. Devi arrampicarti e liberare quella roba. Come se ci fosse scelta, vero? Va bene, ci penso io. Perché non sono partita in anticipo? Non è che sarebbe cambiato qualcosa, Shura. Anche se partivi prima, comunque il cibo sempre qua finiva. Oddio mio, Cole. Fai un po' di attenzione, per favore. Come vi dicevo, i movimenti di Infamous mi sono sempre piaciuti un sacco. Sono, a parte già per il tempo, ma sono puliti, sono precisi, sono comunque... Cioè, guardalo, veramente, veramente, cioè...
quasi alla pari di un Assassin's Creed. Si mangia. Sono incredibilmente fatti bene. La YouTube Poop mi ricordo che finiva qua con Zeke che veniva schiacciato. Troppo tardi. Fu la prima volta che li vidi. I mietitori. Prima dell'esplosione erano un branco di tossici e spacciatori. Ora controllano il Neon District. Prendono ciò che vogliono. Oggi è diverso. Perché io sono qui. Allora. Ecco fatto. Allora, dove sono i nemici? Perfetto. I bastardi sono dei selvaggi. Madonna quanto mi piace il combattimento di Infamous. Che poi l'uno ancora era più puntato ai poteri che al combattimento in sé. E io ho bisogno di ricaricarmi. Bisogno di un po' di energia. Perfetto. Dove sono? Come vi dicevo, l'uno è più impuntato sui combattimenti coi poteri. Il 2 già c'è molto più corpo a corpo perché ti danno anche l'arma. Qua vabbè, fai a botte per carità. Però dai, vieni qui. Dai un calcio. Oh, ti sta bene. E ecco ricaricati. C'è molto cibo. Saremo a posto per settimane, forse. Ed ecco quello che mi piace di Infamous. Le scelte. Se fossimo a caso tra la folla, gli altri fuggirebbero. Il cibo sarebbe tutto nostro, ma loro potrebbero morire di fame. Esatto. Qual è la scelta giusta, Cole? Friggerli o prendere il cibo? Facciamo le brave persone per questa volta. Diciamo che la scelta canonica è sempre fare il bravo. Azione buona, un atto buono rafforza la tua buona reputazione. Cambiamento karmico, ora sei un guardiano. Importante, l'angolo in alto a sinistra sullo schermo misura... Lo so, è il tuo livello karmico e va bene così. Ehi, Trish. Per fortuna hai recuperato il cibo, questa gente muore di fame. Faccio quello che posso, qualcuno doveva aiutarli. Esatto. Quegli idioti ci hanno mandato prugne secche. A chi piace questa merda? A loro. Da un'occhiata a questo, Empire City. Questo video è stato girato da una telecamera di sicurezza. Ehi, Cole! Sei sul grande schermo! Ha distrutto la nostra città e le nostre vite. Un vostro familiare è morto, ora sapete chi è il colpevole. Che stronzo! Riguardo a quest'uomo, fatemelo sapere. Dobbiamo farla finita con questo terrorista. Chiunque sia, gliela faremo pagare. Madonna mia! Ed ecco come si distrugge una vita di una persona. Sei mai stato chiamato terrorista? Di quel giorno ricordo che stavo andando a lavorare, poi che scappavo per salvarmi. Ma quel video. Come ho avuto quel pacco? Perché avrei dovuto portare una bomba? E chi? In ogni caso, le conseguenze erano ovunque. Qualunque cosa ci fosse tra me e Trish è svanita. Non ha detto nulla. Nessuna emozione, è solo andata via. Da allora la gente ha cominciato ad additarmi, a trattarmi male. Anche Zeke mi guarda con sospetto. Io e lui dobbiamo incontrarci su Stanton Bridge e fuggire dalla città. Spero si faccia vivo, perché ora sono un po' corto di amici. Che ti aspettavi? Prima impressione, missione completata. 500 punti esperienza. Le tue azioni ti hanno reso più eroico. Vabbè, Cole. È sempre così, mi dispiace. Non importa quante cose buone farai, la gente ti ricorderà solo per gli errori e le cose cattive. Signori, spero che questa serie vi piaccia come
piace a me questo gioco, veramente, non vedevo, era veramente molto tempo che non vedevo l'ora di rigiocarlo, perché a differenza di Prototype, questo titolo me lo ricordo già molto di più. Senti, Enrico, sono quasi sul ponte. Sì, sì, arrivo anch'io. Dobbiamo lasciare la città. C'hai ragione. Subito. Comunque, dicevo. Zeke, grazie per avermi coperto. Certo, amico, non farei niente che possa farti incazzare. Perché hai paura di me? Ci vediamo. Come dicevo, questo titolo me lo ricordo già molto di più rispetto a quanto mi ricordi Prototype 1. Ma è passato veramente molto tempo ed era veramente molto tempo che non vedevo l'ora di rigiocarlo e portarlo qui sul canale. Signori, spero che questa sorpresa vi sia piaciuta. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito. Come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.